Alessio Lattuca, Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Ecco, ci sono delle novità relativamente al ricorso che voi avete presentato contro il rigassificatore a Porto Empedocle e appunto l'idea del presidente Schifani di rinnovare le licenze e fare, diciamo, la struttura. Ci aggiorni? Bene, noi abbiamo presentato ricorso in forma straordinaria perché i tempi non consentivano di ricorrere al TAR. Nonostante ciò, Enel, Nuova Energia e SNAM hanno presentato ricorso al nostro ricorso, scusate la cacofonia, richiedendo di portare in via giurisdizionale il ricorso, cioè al TAR. Una questione che ci solleva qualche dubbio, qualche sospetto, perché è una cosa che, avendo la possibilità della comodità di avere un ricorso al Presidente della Regione in forma straordinaria, decidono di portarlo al TAR. Quindi, diciamo, abbiamo già riportato, gli avvocati hanno riportato il ricorso appunto al TAR, l'hanno incardinato e quindi aspettiamo degli eventi di quando si svolgerà il dibattito. Senti, c'è un fermento anche, diciamo, nel settore, anche Legambiente giorni fa ha coinvolto un'iniziativa popolare sul no al rigassificatore. Ecco, cosa c'è all'orizzonte? Diciamo che finalmente alcune persone, anche partiti che prima si tenevano, erano a favore, hanno rivisto la loro posizione, fortunatamente adesso sono vicine a noi in questa partita complicata, perché abbiamo dei nemici potenti da combattere come Enel, SNAM, Eni, sono tutti interessati a fare di questo luogo di scarti, come lo chiamo io, un luogo dove posizionare impianti pericolosi e inquinanti che altri ovviamente non vogliono. Ma c'è di più, c'è una questione strategica alla base, che è la questione connessa all'uso dell'idrogeno, perché il fatto che vogliono fare un hub del gas a Porto Empedocle nasconde altre questioni ancora più gravi, ancora più pesanti, ancora più difficili da contestare, perché i potentati diventano sempre più potenti. Vogliono far passare l'idrogeno che viene dall'Africa da Porto Empedocle, perché SNAM, che è il vero attore principale di questa vicenda, si limita al trasporto, vuole trasportare nelle stesse reti delle gasdotti appunto l'idrogeno, e già lo sta facendo, per cui non è una novità, ma il futuro purtroppo per noi è questo, quindi dobbiamo attrezzarci per combattere ulteriori potentati. Ecco, nel comunicato stampa che io sto leggendo tu citi l'assessore regionale all'energia che ha concesso la proroga di 70 mesi a Nuove Energie, quindi diciamo è proprio un nostro conterraneo stenderei un velo pietoso, perché a parte la questione drammatica in sé, ma che un assessore decida di concedere 70 mesi di proroga a un impianto che non è mai iniziato, quindi le proroghe si concedono quando si inizia qualcosa, in questo caso è una proroga, anche se è una follia tutto sommato, ha concesso una proroga di 70 mesi, cioè non ci sono riusciti in 20 anni, dovrebbero riuscirci in 70 mesi. Non sanno che noi siamo attrezzati per difenderci in modo assolutamente importante in questa vicenda, perché non è finita con questa questione, ce ne delle altre, che quando SNAM dovrà ripresentare il progetto per fare il gasdotto, perché scaduto è irripetibile, ci attrezzeremo per opporre anche il gasdotto. La SNAM ha di mortem,